Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di pomodori secchi e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodori secchi sott'olio ben sgocciolati, pecorino, parmigiano, mandorle, pomodorini, aglio senza anima, olio evo e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino, il parmigiano ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pomodori secchi. Le mandorle. I pomodorini. Il sale. L'aglio e l'olio. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi da velocità 6 a velocità 8. Il pesto è pronto, trasferire in barattoli di vetro. Pesto di pomodori secchi e mandorle. Ideale come condimento della pasta o per accompagnare crostini. Si conserva in frigo per 5-7 giorni, ricoprendolo con un filo d'olio. Grazie e alla prossima ricetta!